Dopo un inizio di stagione difficile, i tifosi e Mourinho possono finalmente esultare. Il colpo è ormai ottenuto. E così hanno appreso la notizia con gioia. Romelu Lukaku è praticamente un nuovo calciatore della Roma. Il blitz durato giorni dei dirigenti giallorossi, tra cui lo stesso Dan Friedkin, che ha volato più volte tra Bruxelles e Londra per osservare di prima persona l'andamento della trattativa, ha avuto un buon esito. La trattativa non è stata facile con il Chelsea che, se da un lato voleva liberarsi di quel che considera un esubero a tutti gli effetti, dall'altro non intendeva svendere nessuno. Ma in questo caso ha dovuto per forza di cose adattarsi alle richieste della Roma, perché considera Lukaku uno scarto a tutti gli effetti. Prestito secco a 5 milioni e stipendio del neo attaccante giallorosso che passa dai 10 milioni iniziali ai 7,5 attuali. Insomma, un grande affare considerando le cifre che al giorno d'oggi circolano nel mercato. La Roma tuttavia durante il suo viaggio londinese avrebbe fatto un sondaggio per un altro calciatore, in questo momento anch'egli in dubbio sul suo futuro. Tutta la dirigenza della Roma si è ritrovata a Londra negli uffici del Chelsea per parlare di Lukaku. Oltre al general manager Thiago Pinto, protagonista di tutte le trattative giallorosse, erano presenti anche il vicepresidente e figlio di Dan Friedkin, Ryan, e la CEO Lina Suluku. La presenza dei pesi massimi della Roma nella capitale inglese ha fatto capire che la trattativa Lukaku era l'obiettivo primario in questa fase ultima di calciomercato. Lo scopo principale era dare a Mourinho l'attaccante di qualità richiesto per guardare serenamente al futuro. Ma i dirigenti giallorossi durante il loro sodalizio londinese ne hanno approfittato anche per parlare di un altro calciatore, non del Chelsea, ma in forza al Tottenham, che in queste ore medita sul suo futuro. Parliamo di Eric Dier, mediano di grande qualità ma che con l'arrivo di Ange Postecoglou non ha più in mano il centrocampo degli Spurs. Dier potrebbe essere il colpo di mercato conclusivo per il centrocampo della Roma, considerando anche il recente stop di Renato Sanchez. Si tratta di un mero sondaggio di mercato, ma qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime ore. Il club vuole mettere le mani su un calciatore affiancato alla Roma in questi ultimi giorni di calciomercato estivo, ormai agli sgoccioli. Mancano solo 48 ore alla fine del calciomercato in Italia, con venerdì 1 settembre ultimo giorno disponibile per registrare i contratti dei nuovi calciatori. La Roma è riuscita a presentare in Lega l'accordo con Romelu Lukaku, che è diventato ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. Mourinho ha ottenuto così il nuovo attaccante che aspettava sin da prima dell'inizio del calciomercato estivo. Ora finalmente, dopo settimane di attesa, il nuovo attaccante è approdato nella capitale con i tifosi romanisti che hanno riservato a Big Rom un'accoglienza tutta speciale. La questione attaccante è stata risolta anche con l'arrivo di Sardar Azmoun, che va a completare il reparto offensivo della Rosa. Le prime partite di Serie A, però, non hanno dato segnali molto positivi. Con la Salernitana e con l'Hellas Verona sono stati evidenziati alcuni errori difensivi e alcuni limiti degli esterni a tutta fascia. Contro la Salernitana Candreva è riuscito a segnare due gol quasi indisturbato, con il primo a giro che è stato possibile grazie allo spazio lasciato da Chris Smalling. Il secondo, invece, è stato un bel sinistro sul secondo palo dopo essere stato lasciato da solo dall'esterno alto.
proprio per sistemare la situazione nel reparto arretrato, dove è stato ceduto Roger Ibanez in Arabia per circa 35 milioni, Pinto ha cominciato a guardarsi intorno per individuare eventuali colpi di calciomercato in questi ultimi giorni a disposizione. Uno di questi giocatori che potrebbe approdare a basso prezzo nonostante la finestra ufficiale delle trattative sia agli sboccioli è Malang Sar. Il difensore del Chelsea non fa parte della rosa dei Blues, tanto che Pochettino si è dimenticato di lui in una conferenza stampa di pochi giorni fa. La sua partenza è vicina e, come conferma footmercato.net, su di lui ci sono diversi club. Quelli che comandano la corsa sono il Fulham e il Nottingham Forest, ma sulle sue tracce ci sono anche altre squadre dall'Inghilterra. Il calciatore potrebbe lasciare Londra a titolo gratuito.